Inizia la navigazione e il nostro skipper Bruno ci racconta anche un po' di storia, perché appena usciti dal porto di Numana si può vedere sul promontorio la torre, un arco romano recentemente ristrutturato che rappresenta ciò che rimane di una chiesa o di un campanile, o una torre di avvistamento distrutta in seguito a un terremoto nel 1930. Eccoci arrivati dopo pochi minuti alla spiaggiola. È una delle spiagge di Numana Alta, che comprende due baie, la spiaggiola, appunto, e adiacente la spiaggia dei Frati. E arriviamo alla spiaggia di Urbani e alla sua grotta, teatro esilarante del mio spettacolo. Se qualcuno fosse interessato, e non lo consiglio, vi rimando al video Spiaggia Urbani, seconda parte. Poco dopo la spiaggia di Urbani troviamo la spiaggia di San Michele e dopo ancora la spiaggia di Sassi Neri. Spiaggia di San Michele, spiaggia di Sassi Neri. Così denominata perché vicino alla riva ci sono dei sassi che ovviamente saranno presumibilmente neri. Dove è possibile fare snorkeling. Seguendo il litorale ci appare il Passo del Lupo, punto panoramico che regala dall'alto una vista mozzafiato. Arriviamo dunque alla famosissima spiaggia delle Due Sorelle. Due Sorelle! Prende il nome da due bianchi faraglioni che emergono dal mare e uno di questi pare ricordi una suora china in preghiera. Com'è che fai? Ci troviamo di fronte alla spiaggia del Trave, proprio perché affiora dalle acque un molo naturale denominato Scoglio del Trave. Ci siamo fatti carini perché andiamo a mangiare fuori. Muscioli. Sono cozze. In realtà sono cozze. Sono cozze. Spengo? No, ti traccio su tutta sera. Va bene, va bene.